Allora io voglio coinvolgere in questo nostro dibattito una persona, si chiama Carmelo Musumeci, per il quale per molto tempo della sua vita il tempo non aveva più senso. Carmelo Musumeci è un criminale, lo dobbiamo dire, una persona che ha ricevuto un ergastolo, la sua pena sarebbe dovuta si sarebbe estinta il 31 dicembre del 9999, si è macchiato di efferati delitti, omicidio, associazione mafiosa, era considerato il boss della Versilia che ha insanguinato quel pezzo d'Italia per tanti anni. Carmelo Musumeci, intanto buongiorno, ci sta parlando dalla comunità di Papa Giovanni XXIII, da Perugia. Le domando, se lei è un ergastolano, perché oggi può parlare con noi? Io sono l'eccezione che conferma la regola che purtroppo molti ergastolani moriranno in carcere. Io ho avuto un'infanzia particolarmente dura, dico questo non per cercare attenuanti, perché molti hanno avuto appunto un'infanzia dura ma non hanno fatto le scelte devianti criminali che ho fatto io. In questi casi io dico sempre, sotto un certo punto di vista sono nato colpevole, poi ci ho messo del mio a diventarlo. Ho conosciuto il collegio di correzione, il carcere minorile, il carcere da adulto. Nel 1990 fui colpito da 6 pallottole durante un agguato, è scoppiata una guerra fra bande rivali per il predominio di attività illecite nel territorio. Nel 1991 vengo arrestato appunto per reati di mafia, omicidio, estorsioni. Nel 1992 lei ha ucciso Carmelo Borsellino, sono stato durante un conflitto a fuoco. Quanto tempo ha trascorso Le stragi quanto tempo ha trascorso in carcere? Sono stato colpito in tutto 28 anni, ho vissuto per ben 25 anni con l'ergastolo ostativo, sono stato sottoposto al regime di tortura del 41 bis, nel 2016 il mio ergastolo ostativo è stato tramutato in quello ordinario, ho cominciato a usufruire dei primi permessi, poi della semilibertà e adesso da circa un anno sono in liberazione condizionale nella struttura della comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da Don Oreste Benzi, allora, dove do una mano, cerco di normalmente, rimediare Musumeci, parzialmente al male che ho fatto in passato facendo del bene. Normalmente si riesce ad uscire dal regime del carcere duro perché si inizia a collaborare, normalmente nel linguaggio comune collaborare significa pentirsi. Lei non ha mai collaborato con la giustizia, significa che non si è mai pentito di quello che ha fatto, o almeno non si è mai pentito finché è stato in carcere? No, molte volte accade l'incontrario, dato che una persona cambia, accetta la sua pena, non usa la giustizia per uscire dal carcere, ma cambia interiormente. Uno può anche non collaborare per tanti motivi, in particolar modo per tutelare i propri figli, per non sradicarli dal territorio, è ovvio che ti cambiano la carta d'identità anche dei bambini, dove devono espatriare, quindi giusto o sbagliato che sia, uno deve accettare la sua pena. Ecco, io, come credo molti compagni, che se compagni non collaborano non perché per omertà, non perché non sono cambiati, ma per altri fattori. Secondo me non deve essere solo il metro dalla collaborazione per vedere se una persona cambia. Si può cambiare anche senza collaborare. Carmelo, le faccio un'altra domanda prima di coinvolgere gli altri ospiti sulla sua vicenda. Lei prima ha detto sono nato colpevole e poi è diventato un criminale. Ma lei crede che una volta che si diventa criminale... Ci ho messo del mio a diventarlo, sì. Non lo si resti per sempre? Ma certo, tutti possono cambiare, a parte quelle persone che pensano all'incontrario. Ovviamente un carcere duro, un carcere cancerogeno, è difficile che ti fa cambiare. Io sono riuscito a cambiare
sono stato anche fortunato con le relazioni sociali che dal carcere ho avuto la fortuna di incontrare. Ecco, io sono entrato in carcere con la quinta elementare, ho sempre studiato ad autodidatta, mi sono laureato prima in scienze giuridiche, poi in giurisprudenza e 4 anni fa in filosofia. Ecco, lo studio è importante. Un carcere cattivo è difficile che ti Ritorno fa tra poco da cambiare. lei anche rispetto alla sua esperienza nel carcere, che cosa significano tanti anni dentro un penitenziario.